sono l'imprenditore. 21 giorni di stage nella provincia di Cosenza è l'esperienza che stanno vivendo 6 ragazzi di Mistretta in provincia di Messina. Nell'ambito dei progetti PON. Sono state ospitate da un consorzio di albergatori e con questo consorzio di albergatori appunto si è deciso di fare uno stage anche presso la sede dell'ente Parco Marino, proprio per capire quali possono essere anche gli sviluppi futuri per un'attività imprenditoriale anche nell'ambito ambientale, nell'ambito di quello che può essere appunto il Parco Marino stesso. Partiti il 23 settembre, i 6 giovani del liceo scientifico Alessandro Manzoni di Mistretta si stanno impegnando in un tirocinio formativo presso enti ed associazioni locali. Questa settimana è stata la volta del Parco Marino Riviera dei Cedri. Abbiamo iniziato da lunedì con lo stage lavorativo, perché prima abbiamo fatto un corso di formazione. Abbiamo iniziato alcune persone con l'Accademia del Peperoncino, però i fondi sono bloccati e quindi non c'era abbastanza lavoro e ci hanno trasportato qui. Possiamo dire che ci stiamo trovando bene. Dobbiamo ascoltare delle conversazioni e trascriverle al computer. 5 giorni intensi per questi ragazzi, ma non c'è stato solo lavoro. Abbiamo visitato le zone più importanti della Calabria, possiamo dire, anzi di questa provincia. Possiamo dire che è una bellissima esperienza, ci siamo trovati bene, sia con le persone che con l'ambiente lavorativo. Questa esperienza è per aiutare a crescere il nostro curriculum. Tra le altre cose, una parte di questi ragazzi proprio ieri ha visitato anche l'isola di Dino, quindi hanno visto quello che è il Parco Marino, non solo la sede, non solo quelle che sono state le attività istituzionali del parco all'interno della sede, ma hanno visionato e visto quello che è il Parco Marino come conformazione territoriale.